decima di ispirone per un verso, la settima per un altro, di quelli che sono i pali delle pettinarie. Ed è un'iniziativa che è cresciuta molto bene in tutti questi anni, grazie in modo particolare all'impegno, alla passione di Giuseppe Maria Mioni come presidente del Comitato per le pettinarie e di tutte le persone che poi naturalmente collaborano con lui. È un appuntamento, ormai è diventato un appuntamento per la nostra città, è diventato un appuntamento per la nostra provincia. Sarà in questo modo piacevole e coinvolgente di entrare nella storia.
rappresentanza evocativa della regione di Unione arriverà con Tamburini e Consiglieri e quando non sono tra la lista farà una parata, e quindi sarà anche la parata della regione Tasso che è precedente a Natale. Buongiorno, ci sono delle cose, sono qui, sono qui, per cui mi prego, pastore, insieme a noi ci dà una mano, perché qualche volta per superare anche le piccole aiuti economici sono state assolute, che non è una cosa da poco per noi, e nello stesso tempo si crea questa forma di collaborazione che porta appunto a valorizzare il territorio. Prima c'è la città metropolitana e in effetti anche noi stiamo coinvolgendo anche in modo abbastanza naturale, cosa che sta avvenendo in modo quasi spontaneo, i comuni della provincia che partecipano alle nostre iniziative e stanno creando veramente un tessuto molto forte per scoprire la nostra storia. Io non aggiungo altro perché il tema è un altro e dico che grazie a questo tavolo che ci aiuta e ci sostiene per la nostra storia. Tutto del fatto che il nome delle destinarie sia ancora visto. Questo mi fa un grande piacere, di questo ringrazio il nostro collega Rasso, la provincia che direi che presenta è stato così quello che ha capito il significato e soprattutto la Sabina Saratini, perché se non si fosse lei non ci sarebbe preferiamo assolutamente. Perché sono vero? Perché le destinarie sono nate per raccontare ai bolognesi la loro storia che era poco conosciuta, un po' perduta, un po' dimenticata e nelle nuove edizioni hanno ripercorso un arco di tutto il secondo millennio e di alcuni spunti del primo millennio della nostra storia. Portando, devo dire, un'attenzione su colonne non indifferenti perché gli spettatori come sapete sono stati presenti oltre 780.000 persone. Solo questa manifestazione si è un po' persa per strada per mille ragioni e l'ipodromo ha mantenuto invece vivo questa tradizione con i dettagli, soprattutto nel palco, sotto l'aspetto sportivo perché l'ipodromo è una cosa storico perché è seguito dalla frase storica, dalla città, dalla storia dei comuni che li partecipano e soprattutto anche sulle peculiarità del territorio bolognese, perché le finali sono state sempre per raccontare sia la storia sia le attività di Bologna, sia quello che Bologna è stata nel tempo, perché ecco la storia poi che si comprende come iniziare il futuro. Io dicevo l'altro giorno, ho fatto una conferenza invitando una scrittrice americana che scrive guide in inglese per gli americani su Colonia che regala perché là non si trova niente nonostante la richiesta. Quindi questo fatto di mantenere queste nostre tradizioni, di portarle avanti, di mantenerle vive, di svilupparle e di propagandarle, di promuoverle, è tra qualche cosa che speriamo di poter piano piano poi riprendere in mano come è stato nei tempi migliori. Sotto questo profilo vi do l'annuncio che tornano le festinarie, quindi una grande festinaria in grande stile e in programmazione sponsorizzata dall'estero, ovviamente, e quindi per festeggiare queste date, il decimo anniversario dei padri del quartiere, il settimo anniversario dei padri della città, quest'anno è il 14° anniversario della nata della